Sono Novella, benvenuta nel mio sito e benvenuta a casa mia. Io sono di Trento, sono nata più o meno una quarantina d'anni fa e per lavoro mi occupo di formazione soprattutto legata alle lingue, che sono state la mia prima passione e lo sono tutt'oggi, e al coaching. Ho frequentato la quarta superiore negli Stati Uniti e poi, quando sono tornata dopo la maturità, mi sono iscritta a scuola interpreti all'Università di Trieste. Mi sono laureata col vecchio ordinamento, col massimo dei voti in inglese e spagnolo. Ho avuto varie esperienze all'estero. Successivamente ho anche aggiunto il tedesco come lingua di lavoro. Durante gli anni dell'università ho avuto un'esperienza di viaggio particolarmente forte. Sono andata 3 mesi a fare volontariato in Kosovo e questa esperienza un po' ha rivoluzionato il mio modo di pensare, tanto da farmi cambiare un po' traiettoria professionale. Io, quando ho iniziato a fare l'università, volevo assolutamente fare l'interprete e poi invece ho capito che forse le mie priorità erano altre. Ho iniziato quindi a occuparmi di formazione a vari livelli, sia per enti privati, aziende, sia per enti del privato sociale, finché alla fine mi ho deciso di mettermi in proprio ed eccomi qui. Qualche anno fa la mia passione per le lingue ha incontrato una passione per il coaching e quindi da lì ho seguito poi una specializzazione in coaching e mi sono accreditata con l'International Coach Federation. Io ho iniziato a lavorare anche come coach e non solo come docente. Il coaching è uno strumento che aiuta le persone a far luce su quelle risposte che hanno dentro di sé. Si tratta di un dialogo tra me e la persona che sta di fronte, e attraverso delle domande il mio compito è di aiutare questa persona a fare un po' le pulizie di primavera tra i propri pensieri. Io poi di mio tutti gli anni mi do degli obiettivi formativi, nel senso che tutti gli anni, ogni anno decido qualcosa che vorrei approfondire, non tanto solo per lavoro, ma per me stessa proprio, perché ho una passione per imparare cose nuove. Qualche tempo fa stavo guardando un po' che cosa imparare per quest'anno. Devi sapere che io è tanto tempo che faccio yoga, più o meno dal 2004, e un giorno mi sono imbattuta in questo corso per diventare istruttrice di yoga e ho detto va, perché no, mi iscrivo e poi vediamo. E quindi niente, è passato un altro anno, ho studiato tanta teoria, tanta pratica e adesso sono anche istruttrice di yoga. Se devo cercare un filo rosso che unisca un po' tutte le attività che svolgo, direi che è la ricerca, un po' l'esplorazione. L'esplorazione di mondi possibili attraverso diversi strumenti. Con lo yoga e il coaching è una ricerca, un'esplorazione di noi stessi. Una valutazione anche, se vuoi, su chi siamo noi, quali sono i nostri limiti. Limiti che poi possiamo decidere di accettare, oppure di spostare un po' più in là, di superare in qualche modo, no? Le lingue per me sono un altro grande strumento di esplorazione, che si tratti dell'inglese, che si tratti del tedesco, dello spagnolo, mettici tu la lingua che preferisci, sono un modo per entrare in contatto con l'altro, capirne gli schemi di pensiero, capirne le culture, e io sono anche convinta che attraverso l'altro riusciamo anche a scoprire cose nuove di noi stessi. Per me, ecco, le lingue, il coaching, lo yoga, questo è il filo rosso che unisce tutto. Per tanto tempo mi sono sentita un po' sbagliata perché avevo tanti interessi, tanto diversi, e mi sembrava che di non essere una persona coerente, di fare troppe cose e che queste cose non avessero un filo conduttore. E per un po' mi sono anche preoccupata perché sul curriculum vitae non riuscivo ad avere una storia lineare e non sapevo come fare a presentarmi. In realtà poi a quel tempo ho capito che questo è il mio punto di forza. Questo è il mio punto di forza che ci tengo a proporre anche a te, perché possa essere utile anche a te. Ecco, a me piace pensare a questo sito come un po' a una casa, no? A una casa dove accolgo le persone, dove do loro il benvenuto. Nella mia esperienza di questi anni mi sono resa conto che per tanti il problema o la difficoltà non è tanto nel capire cosa vogliono fare o nel parlare una lingua straniera. Il problema è la vergogna che spesso provano quando iniziano a parlare in un'altra lingua, quando iniziano a riflettere un po' su se stessi. Io con questo sito faccio questo: ti accolgo nella mia casa, cerco di metterti a tuo agio e faccio del mio meglio per aiutarti a tirare fuori delle risorse che hai, costruendo su ciò che già c'è e aiutandoti a migliorare. Condivido con te un percorso che io porto avanti da anni e condivido con te le cose che io so.